Ciao a tutti, siamo parte del laboratorio Profuga di Foggia, siamo un laboratorio politico sulle migrazioni che abbiamo deciso di intraprendere un percorso di autorecupero e di riqualificazione urbana di una struttura abbandonata al degrado da circa 10 anni. La struttura di fatto è stata occupata nel 2011 da inizialmente una decina di braccianti nordafricani. Siamo venuti a contatto con questa realtà anomala grazie alle mobilitazioni che si sono tenute nella nostra città, a Foggia. Siamo stati piacevolmente sorpresi a trovare effettivamente una realtà totalmente autogestita, totalmente autonoma e libera da qualsiasi gerarchia e da qualsiasi forma di sfruttamento e caporalato. In questa realtà si può assistere da ogni punto di vista a ciò che è a tutti gli effetti un'autogestione, sia per quanto riguarda il cibo, la spesa, ma sia anche per quanto riguarda l'ospitalità. Siamo interessati, diciamo, a portare avanti questo percorso con le nostre forze, ma soprattutto con le forze di chi questo posto lo vive quotidianamente e crede nell'autorecupero come risposta, diciamo, in opposizione alle soluzioni che puntualmente propongono i nostri governi, quelle dei container e quelli dei ghetti, che di fatto non propongono nient'altro che marginalizzazione e ghettizzazione di vite umane. Questo percorso nasce appunto da una riflessione che abbiamo fatto insieme ai lavoratori delle campagne che hanno partecipato alle manifestazioni che si sono tenute dall'estate scorsa qui a Foggia per rivendicare diverse istanze, diversi diritti, da quelle dell'iscrizione anagrafica per i senza fissa dimora, perché esiste in tutta Italia, ma soprattutto qui al sud, un problema di residenza per tutti questi lavoratori. Abbiamo iniziato, diciamo, una battaglia contro l'abuso di potere che la questura di Foggia metteva in atto nei confronti di questi lavoratori, e cioè la richiesta della residenza per il rinnovo del permesso di soggiorno. Non esiste alcuna normativa in Italia che impone appunto la richiesta della residenza per rinnovare il permesso di soggiorno, e nonostante questo la questura di Foggia per anni appunto ha richiesto la residenza per rinnovare il permesso di soggiorno, commettendo di fatto un abuso, e grazie alle mobilitazioni che si sono tenute da settembre a dicembre di quest'anno siamo riusciti, appunto, anche arrivando grazie alle mobilitazioni in Parlamento a smentire di fatto, appunto, questo operato della questura di Foggia. Per cui una delle prime vittorie che si sono ottenute con le mobilitazioni è stata appunto quella di imporre alla questura di Foggia di non richiedere più la residenza per il rinnovo di permesso di soggiorno. Col comune di Foggia invece è ancora in atto una battaglia, perché mentre appunto esiste una normativa che il comune di Foggia ha adottato, cioè quella del rilascio dell'iscrizione anagrafica di una residenza per i senza fissa dimora, nonostante appunto il comune di Foggia abbia adottato questa normativa, coloro che lavorano, dipendenti del comune, che lavorano appunto all'ufficio anagrafe, si rifiutano, per una questione prettamente ideologica, di rilasciare la residenza fittizia per i senza fissa dimora. Nella nostra città esiste un'esperienza come questa, di una fabbrica abbandonata in disuso, di uno spazio lasciato al degrado di questa città, che i lavoratori braccianti hanno occupato, e insieme a loro, appunto, abbiamo iniziato questo percorso di autorecupero di questa struttura per un abitare dignitoso. Perché crediamo che tra queste persone esista un protagonismo sociale che è politico, che va valorizzato, e crediamo fortemente che un'esperienza come questa di autogestione sia una delle soluzioni per mettere fine, appunto, a realtà come quelle dei ghetti, dove appunto le persone sono marginalizzate e lasciate nella solitudine dello sfruttamento dei caporali. Abbiamo con
iniziative di autofinanziamento messe in atto dagli stessi lavoratori braccianti, come alcune cene interetniche tenute nella città di Foggia in diversi ristoranti, messo su una cassa di primo soccorso che ci ha permesso appunto di cominciare dei lavori di autorecupero di questa struttura, dall'energia elettrica alla costruzione, all'autocostruzione insieme a loro di stufe per il riscaldamento, alla tinteggiatura delle pareti. Adesso diciamo ci serviranno altri fondi per costruire le finestre. Quindi per continuare a portare avanti. Vi chiediamo anche di sostenere nelle modalità che ritenete più opportuno questo percorso di lotta.